Ciao a te a tutti, ciao e benvenuti da Giochino in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. La volta scorsa ci eravamo fermati davanti a questa porta dopo aver visto delle cose assurde, oserei dire. Ragazzi, siamo rientrati nello STEM purtroppo per cercare nostra figlia e non abbiamo la minima idea di cosa ci attenderà d'ora in avanti. Per cui non perdiamo più tempo, vediamo cosa c'è dietro questa porta, ragazzi. Io ho un pochettino di timore, sinceramente. Cosa sta succedendo? Seb! Merda. Ok, quello là dovrebbe essere forse il pazzo psicopatico che ci ha riso al telefono, tipo, e ci ha fatto stracagare addosso. Infatti abbiamo visto, ragazzi, che tipo per fermare il tempo, tra virgolette, ha usato una macchina fotografica e quindi si è creata quel gioco spazio temporale, tra virgolette, in cui il cadavere, insomma, va totalmente al rallentatore. Allora, attivare e disattivare una copertura. Con R1 si attiva e disattiva la copertura quando l'icona copertura è visualizzata. L'icona di copertura viene visualizzata quando ti trovi vicino a una copertura valida. Ok, quindi non è che possiamo nasconderci dietro qualsiasi cosa. Ci deve essere il segno di copertura, che sarebbe quella freccetta verso il basso. Movimento in copertura. Con L spostati restando al coperto. Ok, o spostarsi dietro gli angoli. Quando ti avvicini a un angolo in copertura appare un'icona a forma di freccia. Spostati nella direzione indicata usando L per svoltare l'angolo senza uscire dalla copertura. Perfetto, è tutto quello che c'è da sapere. Sembrerebbe di sì, ragazzi. Prepariamoci. Io sono molto preoccupata, ragazzi, sinceramente. Per cui cambiamo copertura così. Oddio, ma questo si sposta. Questo si sposta, oh! Oddio, aspetta, aspetta. Non è che mi viene a cercare qua, no? Spero di no, perché... Oddio. Ok. Ci nascondiamo qua. Dove va? Va via? E quello chi cazzo era? Seb! Se lo sapessi! Te lo direi se lo sapessi, effettivamente. Però, visto che qua si è creato quest'altro gioco spazio temporale, questo qua pure sarà uno del gruppo, ragazzi, che stavamo cercando. Vediamo un po'. Con il tizio della squadra di ricerca. Esatto. Ah, non è un tipo della squadra di ricerca, quindi. Che cosa meravigliosa. Chi è sta povera gente, ragazzi, che viene uccisa così brutalmente? Boh. Direi di aprire pure questa porta. Ma che bel posto, proprio meraviglioso e assolutamente incoraggiante. Le porte continuano a chiudersi dietro le nostre spalle, ragazzi, e devo trovare il modo di andarmene. Di andartene? Ma se Kidman ti ha minacciato, no, minacciato no, però cioè ha detto tornare senza tua figlia, tutte queste cose così, in pratica. E là... Ma questo è l'ingresso? What the fuck? Perché sono uscita qua? E perché è tutto così malandato? Non era così all'inizio, eh? Guardate, hanno spaccato pure il telefono. Avevamo avuto una così meravigliosa conversazione. Direi di sì. Oh, Gesù. Incominciamo, eh? Incominciamo con le belle cose. Manuela Ruberto, toc toc, sei qui dentro. A parte, ragazzi, che è tutto schifosamente buio. Perché deve essere così schifosamente buio? E perché ci deve essere sangue su quadri di occhi assolutamente inquietanti? Cos'è sto rumore? Oddio, ragazzi, io odio quando è così buio. Ok, così per saltare gli ostacoli, perfetto, qua c'è un altro file, direi di prenderlo, vediamolo un po'. Seb,
Foto di un'altra vittima, la fotografia di un'altra vittima. È un uniforme della Mobius, ben illuminata e a fuoco. Sembra che sia stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Anche questo, mizzica, gli piace proprio sparare in testa a gente, no? Già, gli piace proprio. Allora, qua non possiamo aprire. Qua possiamo aprire? Sembrerebbe di no, per cui probabilmente non è qua che dobbiamo andare. È qua che dobbiamo andare? Toc toc, ehi, c'è qualcuno qui? Ma dico io, ragazzi, non so, ragazzi, è tutto chiuso. Non so se provare a tornare indietro effettivamente. Proviamo. Va bene, sì, io ero alla ricerca effettivamente di quel cadavere che è stato così. Era un occhio che è apparso nella parete. Ce l'hanno proprio con questi occhi, proprio per farti prendere più infarti. Che volete che faccia? No, ragazzi, di qua non si passa. Cioè, non so, basta che mi spiegate cosa devo fare. Devo andare di nuovo di sopra? Salve! Signore, oddio. Ah, minchia. Oh, mio Dio. Non l'avevo notato un attimo fa questo. Perché c'è tipo un mega pendolo in casa? Chi è che ha avuto questa genialata architettonica e ci ha appeso vicino anche un paio di cadaveri putrescenti? Fatto sta che la casa non era in così pessime condizioni poco fa, Questa era la porta, ragazzi, dove ci ha fatto prendere un colpo la tipa. Entriamo. Ah! Ehi, signore, non è che ci terrei molto a fare la sua conoscenza, però... sa, starei cercando delle persone. Bellissime le sue foto, veramente meravigliose, ma non sono qui per un servizio fotografico personale. Oddio, perché continuano a cambiare qua? What the fuck? Ho capito, lei è un artista, non solo fotografo, è anche scultore. Bello! Cristo santo. Bellissimo. Che c'è? Oh, non mi fate scherzi, Ha provato a proporre... si è aperta una porta. La sua arte a qualcuno? Cos'era quel rantolo? Oh. Oddio, davvero mi è stato a dire che devo entrare dentro a sta ascensore? Ma che veramente? Dicevo, ho provato a proporre la sua arte a qualche museo. Sono sicurissima che la prenderebbero ad occhi chiusi. Qua ovviamente è chiuso, ok. Sì, dopo aver ammirato la sua meravigliosa opera d'arte, direi che seguirò il sangue, guarda caso, ed entrerò nell'ascensore. Oddio, ragazzi, perché sento un rantolo? Un ringhio, come cacchio si dice? Non lo so. Fatto sta che sto cercando di mascherare il più possibile il fatto che c'ho un'ansia assurda. Cosa ci sarà mai dietro la porta numero 1? Ehi! Perché mi ricorda tanto qualcosa che ho già visto, sto posto con le grate così? Non lo so, fatto sta che ci sono chiazze di sangue raggrumato che vanno di qua! Per cui, accovacciati, lo so, caro tutorial, lo so cosa devo fare. Pronto? Pronto? C'è nessuno? È chiusa, no. Ah, perché deve essere tutto così buio? Perché? Oddio, ragazzi, no, non ce la faccio. Non ce la posso fare. Sam,
Oddio, ma c'è un posto dove posso passare dove non ci sono queste cose appese? Oddio, non ce la faccio, ragazzi. Perché questo tizio è fissato con gli occhi? Basta, 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 basta. Basta. Che devo fare? Ah, qua. Perché si è chiuso il muro? Qua non era chiuso un attimo fa. Io sono entrata da qui. Non so cosa fare. Qualcuno sta giocando con me e questa cosa non mi piace. Va bene? Non mi piace proprio sto giochetto, proprio per niente. Oh merda, veramente, Seb. Direi di sì, perché sa che siamo qui adesso. Lo sa, altro che nascondersi dietro i divani. Oddio, e adesso? Adesso saremo alla sua mercé. Del tutto. Cosa c'è qua? È la mia foto. Sono io questo. Guarda la faccia sconvolta di Seb. Ma che diavolo? Giustamente. Eh sì, Seb, ti ha appena fatto una foto. Oddio, no, 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 no! Intrappola un paio di Forse no. palle, muoviti, muoviti! Sali, sali! Perché ho l'impressione che prima o poi lo dovrò ammazzare qualcosa! Dannazione! È quello che cazzo è? Non lo so, Sam! Solo che sapevo che sarebbe successo qualcosa! Lo sapevo! Via! Ah! Oh, porca pazza! Sì. Io me ne vado! Me ne vado! Scusa, se ti ho disturbato nel tuo habitat naturale, perché questo sarà il tuo habitat naturale. Però. Non c'era altra maniera, oddio, devo scendere davvero. Io sto così tanto bene qua. Nelle tubature. Non lo sento. Che cosa non lo senti, Seb? Questa è una grossa camera oscura. Che cavolo è? Oddio. Ah! Lo sapevo! Ma Ci credo. perché? Perché ti fermi a guardare? Corri! Oddio, per carità, dai. Oddio, vabbè, io vado incontro, me ne frega il cavolo! Oh, già mi piace, già non mi piace! Sam, ti prego! Oddio, minchia, ti faccio appettire, eh! E ti mangio il carpaccio, Dio santo! Faccio un carpaccio di te che non lo vorrà mai nessuno, ma lo faccio lo stesso! Kidman e quell'altro stronzo lo sapevano, Seb, io te l'ho detto, eh. Non ci hanno detto un sacco di cose, sti stronzi maledetti. Rigenerazione automatica della salute. Quando la tua salute è critica, la barra vitale diventerà rossa. Mentre la barra vitale è rossa, la salute verrà rigenerata automaticamente fino a un certo punto. Se resti fermo, la salute verrà rigenerata più rapidamente. Quindi, se sei in condizioni critiche, cerca un luogo sicuro per riprenderti. Ok, perfetto. Per cui abbiamo appena acquisito il coltello da sopravvivenza, che cosa meravigliosa, proprio un'arma fantastica, eh!
Proprio per stare lontano dai mostri, assolutamente sì. Allora, qua abbiamo qualcos'altro, sembrerebbe proprio di no. Questi giornali non possiamo leggerli. Va bene. Ok, questo ragazzi è il menu per vedere che cosa abbiamo. Puoi impostare delle scelte rapide per accedere facilmente alle armi. Seleziona un'arma con i premi per assegnarle uno slot. Fatto sta che il coltello è automaticamente a nostra disposizione, sembrerebbe. Per cui immagino che il metodo di rigenerare la propria salute sia uguale al primo, Io cioè adesso dove con sono? delle siringhe. Che vuoi che ne sappia, Seb? Ne so quanto te, Seb. Sto giocando insieme a te, Seb, per la prima volta e non ho la minima idea di cosa diavolo stia succedendo. Oh, eccola qua, mizzica, bel siringone, oh. La provenienza del medicinale contenuto in queste siringhe portatili è ignota, ma ripristinano discretamente la salute. Perfetto! Direi di assegnarla assolutamente a questo tasto rapido e di usarla. Tac. Mazza quanto mi ha rigenerato la salute, ho tantissimo proprio. Ah, qua possiamo pure aprire la porta, davvero. Non possiamo uscire? Sì, di regola forse possiamo, ragazzi. Però, direi di guardare prima di qua. Niente sorpresine del cavolo, perché non ci tengo, va bene? Vedere un mostro orripilante un attimo fa mi è bastato e mi è avanzato, oserei dire. Prendiamo questo. Diario abbandonato. La calligrafia su questo diario è chiara e precisa. L'ultima nota: ho ricevuto la chiamata. Ora conosco la ragione delle stranezze degli ultimi giorni. È lo scenario peggiore, ma almeno non devo più fingere. Le cose che ho visto si sono trasformati tutti. È troppo tardi per salvarli. Oddio, in che cosa si sono trasformati? Armate! Suppongo che dovrò averci a che fare io, no? È ora di mettere in pratica l'addestramento. Che Dio abbia pietà delle loro anime e della mia. Bene! Posso spaccare tutto, per favore? Ditemi di sì. Ah, ok, quindi con questo uso il coltello, ragazzi. È stato aggiunto un file. Vabbè, possiamo aprire il menu per vederlo. Bla 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 bla. Ok, qua non c'è più niente. Che strano. Eppure sono una modalità pure più semplice. Cioè, ci dovrebbe essere un sacco tipo di mocciolo o roba del genere. Vabbè, farò finta di niente. C'era tutto sto sangue un attimo fa. Forse sì, e non ci avevo fatto caso. Perché ci deve essere sempre sangue dappertutto? Niente sorprese. Oh, se, ci Dove eri quando piace. avevo bisogno di te? Se, infatti, hai assolutamente ragione, Seb. Almeno adesso abbiamo una pistola, Seb. Ammazza, Forse dove questo è il posto siamo? giusto. In che senso è il posto giusto? Non lo so, mettiamoci in contatto con Kidman se possibile. Spero che tu sia qui. Se, Seb, abbiamo appena iniziato. Questa foto pensavo fosse andata perduta per sempre nell'incendio. Ricordo quando la scattammo. Lily profumava di zucchero firato. Myra era più bella che mai. Che tristezza, ragazzi. I love you, daddy. Oh, che tenerezza. Ti voglio bene, papà. Cosa mi sono cacciato? Bella Kidman. affermazione, infatti. Grazie. Sì. Dove sei stato? Ti abbiamo perso. Non lo so, ma di certo non era una cittadina pittoresca. Già. Sta succedendo qualcosa di terribile qui. Baker è morto. C'è un killer a piede libero qui che fa cose proprio come al Beacon. Ma dove cazzo mi avete mandato? Non ne ho idea. Sì. Da qui non vediamo Non vediamo niente. Era il niente. capo squadra. Lo Il fatto che sapevate sia morto non come. lascia presagire nulla di buono per gli altri. Tieni gli occhi aperti. Più informazioni raccogli, più potrò aiutarti. Sì, Sì, certo. Aiutarmi in che come no? modo? Ma per favore, dai. Ok, seleziona l'arma dall'arsenale. Finalmente, pistola semi-automatica. E ci sta, signori. La mettiamo così nel menu rapido. Eccola qua. Come si sparerà? Con R2, immagino. Qua abbiamo la mira. Perfetto, ragazzi. Ok. Va bene. Allora, proporrei di cominciare a guardarci un po' intorno. Ovviamente, ragazzi, se sentite un casino allucinante in sottofondo è che devo tenere per forza la porta aperta per non sfiatarmi e stanno facendo i lavori giusto dietro casa. Fatta questa piccola aggiunta, ragazzi, vi rendete conto che io non trovo manco un po' di mocciolo qua in giro? È veramente assurda questa cosa. Direi
C'è un killer a piede libero. Noi non vediamo niente. Sì, non vediamo niente. Un paio di palle. Sta pianta perché luccica? No, ditemelo. Erba. Una pianta spontanea con proprietà medicinali. Questo componente può essere usato per creare oggetti utili. Interessante. Quindi le piante che luccicano, l'erba era, se non sbaglio, un elemento importante. Medicinale pure Resident Evil, una roba del genere. Per cui vabbè, direi di guardare prima di qua, ragazzi. Immagino che di qua non possiamo andare, ovviamente qua è tutto chiuso. Per cui esploriamo un secondino, ci sarà qualche altro oggetto utile qua in mezzo? Sembrerebbe proprio di no. Per cui non ci resta che dirigerci da questa parte dopo aver raccolto la nostra erbetta medicinale. Seb, mi dispiace che tu sia solo Seb, ma non sei totalmente solo Seb. Ci sono io qui con te, Seb. E là c'è qualcuno qui. Guarda un po' te, sta macchina tutta scasciata. Povero bastardo. Che schifo. Lasciato qui a marcire. Veramente schifoso lo spettacolo. Ce li dobbiamo servire tutti noi, gli spettacoli orrendi, va bene. Direi di Non temere, proseguire. Sebastian. È una Cittadina cittadina tranquilla, tranquilla. Sebastian. Non ci sarà nulla di brutto, Sebastian. Non Troppo tranquilla. sappiamo niente, Seb. Sì, non sappiamo niente. Troppo tranquilla. L'hai letto il diario che hai trovato prima? Si sono tutti trasformati. Ehi là! Ehi! Deve avermi sentito. Meglio No, controllare. no, 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 no. No, no, no. Quando le situazioni sono sospette, mai controllare, Seb, la regola. Sono le regole. Oddio. Seb, tu sei proprio come cacciarti nei Ehi guai, là! Seb, vero Seb? Devi mangiare. Delle ossa. Devi mangiare. Mangia tutto. Devi mangiare. Pelle e ossa. Oddio, Oddio, Cristo. Oddio, oddio, ragazzi. Oddio, mangia! Sì, così. Non piangere. Lo faccio per il tuo bene. ragazzi, direi che sono atterrita e dire poco, va bene? Per quello che ho visto. Oh no! Seb, sei proprio un Cazzo! demente! Non ho parole, assolutamente non ho parole per quello che è successo. È stato veramente orribile. Kidman. Hai fatto in fretta. Scoperto qualcosa di nuovo. Sì. Sì. Ho scoperto che questo posto è come il Beacon. La gente si trasforma in creature. Non lo so. Ma significa che Lily è in pericolo, non solo sparita. Risparmiatelo, Kidman. Tranquilla, la troverò. Intanto noi siamo nella merda. Oddio. Gesù, ragazzi. Madre mia. Scusate ragazzi, oh mio Dio, che addirittura si tappa il naso. Vi rendete conto che figata? Che figata, cioè, il fatto che reagisca pure agli odori, che ti fa immaginare che puzza che ci sia lì.
Ma vi giuro, ragazzi, che scusate se per un qualche attimo non ho detto nulla, ma sono rimasta veramente pietrificata. Penso che sia il termine giusto. È stato veramente indescrivibile quello che si è visto. Va bene, spegniamola pure perché tanto non dà che fastidio. Non posso aprire i mobili, vero? Sembrerebbe di no. Posso andare di sopra anche, ho un po' di caghetta sinceramente perché mi sono rimasti solo 5 colpi e non so se, oh mio Dio, perché sta porta è così chiusa, qua c'era il sangue di nuovo pure. C'è qualcuno qua, mi auguro di no. Questo cos'è? Polvere da sparo, una miscela esplosiva di nitrato di potassio, zolfo e carbone, usata nei proiettili e nelle cartucce, ideata 12 secoli fa e ancora straordinariamente efficace. Questo componente può essere usato per creare munizioni e oggetti utili. Interessante questa cosa. Abbiamo trovato della polvere da sparo. Qua c'è niente, sembrerebbe di no. Qua pure c'è qualcosa, sembrerebbe di no. Direi di andarcene assolutamente. Va bene, dopo aver visitato questa meravigliosa casa degli orrori, direi che possiamo tranquillamente andare via. Ok, arrivederci, cara signora, e scusi il disturbo anche a lei, eh. Ok, ce ne andiamo, ci facciamo una bella passeggiatina sotto la pioggia, senza troppi problemi. È stato aggiunto un nuovo tutorial, attacco corpo a corpo. Sì, questo già l'avevo capito come funzionava. Ah, per fortuna. Meno male. Ok, ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita. Abbiamo preso dell'altra polvere da sparo. Queste non possiamo romperle, ovviamente, visto che sono scatole corazzate. Io non vorrei far durare troppo poco questi episodi, però neanche troppo. Per cui fatemi sapere, ragazzi, se una mezz'oretta d'episodio per voi va bene o se farli durare almeno una quarantina di minuti, visto che comunque il gioco di per sé è lungo. Non lo so, ragazzi, questo fatemelo sapere voi. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un budoscio a tutti ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!